Ragazze, in questo video voglio parlarvi della collezione di Wycon dedicata a San Valentino. In realtà sono andata da Wycon l'ultima volta convinta che fosse uscita anche la collezione primaverile con me da Kiko, ma ho trovato solo la collezione dedicata a San Valentino. Vi ho già mostrato invece quella di Kiko, se volete vi lascio nella scheda il link. Praticamente in questo video vi mostro sia questa collezione sia due prodottini che ho preso con i saldi, come ho fatto per Kiko. E ho acquistato molto poco durante i saldi sia di Kiko che di Wycon. Praticamente naturalmente un po' mi sto abituando ad acquistare meno make-up, nel senso che sicuramente ne acquisto ancora tanto e ne acquisto continuativamente, almeno molto meno rispetto agli altri anni. Sinceramente non sto trovando più collezioni di Essence che mi stanno piacendo, non ho acquistato niente del nuovo sortimento, non ho sentito parlare bene o in generale ho sentito parlare ultimamente anche per quanto riguarda Catrice. Infatti sto facendo pochissimi ordini da Cosmetic for Less, sono almeno 4 mesi, cosa strana, prima ne facevo uno ogni 2 mesi almeno. Non lo so, non c'è niente che mi convinca. Acquistando comunque qualcosina delle collezioni limitate di Wycon e di Kiko, anche se non tantissimi prodotti. Comunque, appena sono andata mi hanno regalato questo pacchettino dove c'erano all'interno tutti i prodottini. Ho preso 3 prodotti della nuova collezione. Molto carino il packaging, non so se effettivamente lo terrò. Praticamente è un cassettino e all'interno potete mettere quello che volete. Il primo prodotto che vi mostro è una palette occhi, assomiglia tantissimo come colore, almeno uno dei colori dell'ultima collezione di Kiko, quella dedicata alla primavera, perché anche lì era un rosa che dava un po' sul fucsia, questo dà un po' più sull'arancio, però non lo so, me lo ricorda un pochino il packaging. All'interno avete questo cuoricino, non terrò il packaging perché, come vi ho detto, tutti i cartoncini li ho cestinati della mia collezione e continuerò a farlo perché occupavano spazio e per di più appesantivano comunque i cassetti, quindi ho preferito cestinarli. Qua dice che è una palette con 9 ombretti in 2 texture, 4 matte e 5 metal glitter dall'effetto Shine Bright. Ogni ombretto è costituito da 0,8 grammi di prodotto e ha 18 mesi di PAO. All'interno il packaging è così sul rosato, un po' meno pescato rispetto al packaging esterno. E la palettina è fatta così, molto carina, secondo me da portare in viaggio quando si potrà viaggiare. Al di sopra vedete proprio il nome della palettina, che è molto carino anche perché io ce le ho tutte messe così. Avete uno specchietto che è grande come metà della palette. A me piacciono tantissimo queste palettine che hanno di solito 9 ombretti, che occupano poco spazio e che sono così quadrate, quindi le acquisto molto spesso. Secondo me prendono tantissima ispirazione da quelle di Huda Beauty. Molto primaverile, molto accesa, molto colorata. Non ha i classici colori pop che ci sono, diciamo, nelle palettine primaverili. È un po' più particolare. Secondo me ci sono dei colori che utilizzerei tranquillamente in qualsiasi periodo dell'anno. Per esempio, questi viaggi li utilizzerei anche in autunno-inverno. Quest'altra colorazione la utilizzerei d'estate, ma anche in primavera, diciamo così. Prima mi truccavo tantissimo con questi verdi così. Questo è leggermente più scuro rispetto al verde Tiffany, ma mi truccavo tantissimo con questi colori qua. Ultimamente un po' meno, però mi piaceva tantissimo. Vi faccio gli swatch. Una cosa che vi dico già da subito è che mi sarei aspettata almeno un ombrettino satinato, perché questi luminosi sono i classici ombretti che utilizzerei all'incirca della palpebra, anche perché non hanno una vera e propria base colore. I primi 5 sono questi qua, appunto, come vedete questi due si notano pochissimo proprio perché sono di quei colori che magari mettete al centro della palpebra per illuminare. Molto bello il verde, però anche questo è di quelli che non hanno una vera e propria base. Lo stesso anche questo. L'unico colore di questi primi 5 che è una base è questo qui, che è praticamente quel viola che vi ho mostrato prima e che è opaco. È leggermente polveroso, ma non troppo. Appunto, degli opachi, quello più polveroso è quello che vi ho mostrato prima. Poi ci sono altri due che utilizzerei, uno sotto l'arcata e uno come base per tutto l'occhio, per uniformare la palpebra, che sono molto molto burrosi e sono questi due, mi piacciono tantissimo, soprattutto questo è bellissimo, è proprio al tatto, molto molto burroso e per niente polveroso. Bello anche questo, questo è l'unico che ha una base colore di quelli satinati, chiamiamoli così, anche se in realtà non sono veri e propri satinati, sono comunque, non dico dei glitter, ma di quegli ombretti appunto luminosi. È l'unico che potrei utilizzare su tutta la palpebra anche senza mettere comunque una base, è questo qui. È molto bello anche questo, anche se questo è quello più secco di tutta la palette e mi sembra anche quello meno omogeneo, però un colore molto particolare, molto carino, anche perché sembrava molto più acceso nella palette, però
meglio perché è un colore molto particolare. Poi ho preso la palettina per il viso che è fatta così, quindi è rettangolare. Qua dice che è una palette viso composta da tre texture, un illuminante, un blush e un top coat. Ha sempre 18 ml di PAO, all'interno ci sono 8 grammi di prodotto, quindi neanche 3 grammi a cialda. Il packaging interno è molto molto diverso rispetto a quello esterno, dove avevate il cuoricino, qua non c'è, però molto carino lo stesso. Questo è in plastica, non è in cartone come la palettina per occhi. Si chiama Trust Me, non ha uno specchietto, sinceramente io l'avrei messo anche perché qui c'è una scanalatura, non si apre completamente e le colorazioni sono queste, quindi c'è questo blush che dà un po' sul malva, poi c'è questo illuminante e questo che dovrebbe essere un top coat, credo, non so se è il contrario, comunque adesso gli farò gli swatch, io in negozio ho swatchato solo la cialda del blush perché mi piaceva tantissimo, come visto che era un colore di quelli che amo tantissimo, l'ho voluta prendere, anche se secondo me è un po' più autunnale. La cialda del blush mi piace tantissimo, non me la ricordavo così tanto set. Non è per niente polverosa, è subito pigmentata ed è questa qui. Poi c'è appunto l'illuminante, come vi dicevo, che è un po' più sul pescato. Di solito li preferisco più sul rosato, un rosa però freddo. E poi il top coat è questo, che è molto molto bello. Secondo me è bello come illuminante magari d'estate e non solo sul viso, ma anche in altre parti del corpo. Anche perché il top coat io non lo utilizzo quasi mai. È carino secondo me anche come centropalpebra. Comunque una palette per niente polverosa. Poi di questa collezione ho preso il prodotto Labbra, si chiama Stay With Me Shiny Liquid Lipstick. Ho preso la colorazione 06 Deep Mauve, che spero che non sia troppo scura, perché non l'ho swatchata sul mano, ma l'ho swatchata su un pezzo di carta e quindi sicuramente mi auguro che non sia troppo scura, anche se dovrebbe essere più scura come l'ho swatchata che non sulla mano. Qua dice che è un rossetto liquido a lunga tenuta dalla formula cremosa e confortevole. Altamente pigmentato fin dalla prima applicazione. Si fonde con le labbra creando un film lucido, sottile ed uniforme, garantendo una sfumatura rapida. Appunto il packaging è come quello degli altri prodotti, mentre quello primario è fatto così. Avete il tappo dello stesso colore del packaging degli altri prodotti e anche delle scatoline. Qua avete subito la colorazione. Sotto c'è comunque il nome con il PAO. Lo scovolino è un classico scovolino dei prodotti Labbra di Wycon, quindi non è troppo grande né troppo piccolo. È sinceramente molto molto più scuro di quello che mi ricordavo. Comunque questo qui ha una punta di rosso all'interno e lo vedo proprio per l'autunno. Diciamo che insieme al blush che vi ho mostrato prima ce lo vedo tantissimo, anche se è un po' più pescato questo rispetto a questo. Questo è molto molto più scuro. È un classico colore che appunto utilizzo in autunno per uscire la sera. Neanche un colore che utilizzerei da tutti i giorni, però era quello che mi piaceva di più di tutti quelli presenti in collezione, appunto attualmente non lo utilizzerei. È di quei prodotti lucidi e praticamente non fa neanche tantissimo strato. Poi ho preso appunto due prodotti scontati, anche se uno di questi due costava abbastanza, che appunto è questo duo chiamato Party Cheeks Face Palette, che se non sbaglio è della collezione di Natale. Io ne avevo già preso un altro. Mi piace tantissimo, quindi ho voluto prendere anche questo. Anche se questo prodotto, se non sbaglio, il prezzo intero viene intorno ai 22 euro, è tantissimo secondo me. Qua dice che è un duo con blush e top coat per dare al viso una radiosa e naturale luminosità. Ha sempre 18 ml di PAO e 10 grammi di prodotto totale, quindi 5 grammi per ogni cialda. Sì, c'è tantissimo prodotto, però comunque è abbastanza caro. È tutto in plastica, è molto molto carino. Secondo me sarebbe stato carino anche da regalare per Natale. Io ho preso la colorazione 01 Tea Time, se non sbaglio avevo preso la 03. Ha uno specchietto grande come tutta la palette, più di così non si può aprire. E le colorazioni sono queste due. Mi piace tantissimo il blush, ma anche l'illuminante è carino, anche se sapete, come vi ho detto, che preferisco l'illuminante di che danno un po' sul rosa freddo. L'illuminante più che top coat lo utilizzerei proprio come illuminante, anzi diciamo che essendo così sul giallino che darò all'interno, va bene per un colorito un po' più scuro rispetto al mio, un colorito che non è così freddo come quello che ho io, e infatti lo utilizzerò negli occhi. Diciamo che, visto dalla telecamera, non è neanche così tanto sparaflesciato come lo vedo dal vivo. Quindi, se avete un tono di pelle un po' più caldo e un po' più scuro rispetto al mio, va benissimo. Il blush mi piace tantissimo, non è per niente polveroso. È meno burroso però rispetto al blush che vi ho mostrato poco fa, però è carino come colore da tutti i giorni. È opaco, è stratificabile, quindi ve lo consiglio, comunque è carina come palettina anche da avere diciamo in borsetta. Si chiude a calamita. E poi ho preso un blush della collezione Niloufer, un blush cotto, ho preso la colorazione numero 01 Gold Rose. Qua dice che è un fardo cotto dalla texture setosa impalpabile che dona un finish ultraluminoso, ha 8 grammi di prodotto, 24 mesi di PAO. Molto bello il packaging esterno così era rosa, ma è altrettanto bello quello proprio del prodotto, è questo fatto così. L'unica cosa è che non avete niente scritto qui.
cioè praticamente è vuoto, ma è tutto scritto dietro. C'è uno specchietto e la colorazione è questa, molto molto particolare perché è un rosa che ha degli sprazzi un po' sul giallino, molto molto carino. È un fard cotton, che questo non costava pochissimo, è un blush molto molto luminoso, secondo me è molto primaverile, di quelli radiosi però che non hanno glitter all'interno. È un satinato molto molto bello come colore, sono contenta di averlo preso. Questo è un po' più polveroso rispetto a quelli precedenti. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete acquistato qualcosa scontato da Wycon oppure se avete acquistato qualcosa di questa ultima collezione, se state aspettando quella dedicata alla primavera oppure se non avete intenzione di prendere make-up, se voi quest'anno l'avete acquistato o se dopo la pandemia non avete più acquistato comunque make-up oppure vi siete limitate. Io appunto mi sono limitata tantissimo. Ma non è solo inerente al fatto che c'è la pandemia, ma proprio è stato un processo abbastanza naturale, anche perché comunque tantissimi prodotti è sicuramente uno dei punti appunto che ha spinto verso questa direzione, appunto proprio il fatto che mi sto truccando pochissimo, quindi sto terminando molto molto meno make-up, non che avendo così tanto make-up come io avrei fatto in tempo a terminare tantissimo, però come sapete io terminavo sempre tantissimi ombretti all'anno, blush, illuminanti, comunque riesco a finirne abbastanza, che se comunque avendone così tantissimo non riuscirò mai a finirne, poi continuo a conquistarle, quindi sarà impossibile, però comunque tendevo a terminarne molto di più adesso. Ho molta difficoltà, ho terminato da poco mascara che più che altro si è seccato perché non c'era più, però comunque secondo me utilizzando cose molto poco si seccano più facilmente. Ho terminato un fondotinta perché comunque prima non mi truccavo per niente, ma ultimamente facendo le call di lavoro almeno il fondotinta lo sto mettendo e quindi lo sto utilizzando di più. Appunto, fatemi sapere voi come vi state comportando con il make-up, se vi state truccando meno, se vi state truccando solo gli occhi oppure se non vi truccate per niente. Se vi è piaciuto mettete mi piace e a presto, ciao!